Ciao ragazze, benvenute. Video profumoso. Io non parlo spessissimo di profumi, anche perché non sono una super competente di profumi. Ho diversi profumi, mi piacciono i profumi indubbiamente. Quando reputo di avere qualche cosa da dirvi che vi possa tornare utile, faccio un piccolo video. Non voglio insegnare niente a nessuno, ripeto, non sono esperta, compro profumi da una vita, vi dico quelle che sono le mie impressioni riguardanti i profumi. Nella vita non faccio la profumiera, faccio tutt'altro lavoro, quindi bando alle ciance, parliamo. Allora, vi vorrei parlare oggi di un profumo non recente. Vi vorrei parlare di Chloé e dei suoi dupes, perché ne ho più di uno. Allora, dunque, Chloé l'ho avuto in full size circa 5-6 anni fa. Chloé è un profumo che viene lanciato sul mercato nel 2008. Era un profumo che io avevo utilizzato appunto a lungo, del quale poi me ne ero dimenticata l'esistenza, fino a quando una sera a cena con una mia amica le dico: "Cavolo, che profumo hai? Io questo profumo lo riconosco, lo conosco, l'ho già avuto." E lei mi dice: "È Chloé." Siccome io poi ho un sacco di amiche che lavorano in profumerie e mi riempiono di campioni vari, ho avuto la fortuna di avere tutta una bella serie di campioncini di Chloé. Così ho riniziato ad utilizzarlo ed ecco qua che vi mostro uno dei tanti campioni di Chloé che ho. Allora, Chloé è un profumo appunto lanciato nel 2008. È un profumo floreale fresco. È un profumo, ora lo spruzziamo, benché io ne abbia spruzzato, ho spruzzato il suo dupe in questa parte qua, ma questa parte l'ho lasciata volutamente libera. Allora, questo profumo qua è un profumo che ha in testa la peonia, la fresia e il lici. Dunque, appena spruzzato in questo profumo qua, io sento tantissimo, tantissimo la peonia. Sento tantissimo la peonia. Nel cuore, che cosa è presente? È presente la rosa, il mughetto e la magnolia. Infine, nel fondo, sono presenti ambra e cedro della Virginia. Dunque, questo profumo qua, il Chloé originale, una volta spruzzato, diciamo che si presenta da subito come un profumo floreale. Un profumo molto fresco, quindi un profumo indicato secondo me nella stagione primaverile, nella stagione estiva, un profumo dove dopo circa una mezz'oretta, un'ora, si inizia a sentire secondo me in maniera prepotente la rosa. Io ci sento tantissimo la rosa e questo lo noto perché io sono una che non ama tantissimo le fragranze contenenti rosa. E quindi in questo caso sento questa rosa, la sento ed è un tipo di rosa che a me piace. Non è una rosa invadente perché ho anche, ad esempio, in merito a profumi a base di rosa, Rosa Botanica di Balenciaga, che è un bombardone proprio di rosa che sfonda il cervello, no? Quindi è una rosa molto molto delicata. Nel fondo, che cosa è presente? Naturalmente, adesso le note di fondo qui non le posso sentire. Sono presenti l'ambra e il cedro. Allora, io sento forse più la nota riguardante il cedro che non l'ambra. E questo perché? Perché io non sono una grandissima amante dei profumi contenenti ambra.
anche se in moltissime fragranze è presente come nota di fondo. Un giorno in farmacia ho trovato tutta una serie di profumini, sia in mini taglia quanto in taglia in full size della marca Verset. E io in particolar modo ho letto che questo Coquette era il dupe di Chloé. Allora, quindi lo hanno usato, l'ho provato e sì, assomiglia a Chloe. Allora, questo profumo qua è in assoluto il dupe perfetto di Chloe. Sono pressoché identici. In che cosa si differenziano questi due profumi? Allora, questo voi lo spruzzate, si sente da subito questa rosa, ma rimane, diciamo, si sente perché è un profumo che si sente, ha una scia moderata, perché non si possa dire che lasci questa grandissima scia, questo, e ha anche una durata abbastanza buona, perché la durata di questo profumo qua è una durata che si aggira intorno alle 5-6 ore. Questo profumo qua, il Coquette, è uguale perché è preciso. In apertura è molto più forte, si sente molto di più anche la fresia in questo caso, e si sente poi diciamo che è un profumo che risulta un filino più persistente e più duraturo rispetto al suo rispetto all'originale. Se con questo voi lo spruzzate e la sua durata è 6 ore, con questo Coquette 8 ore ce le fate. La scia, questo lascia una scia moderata, quindi ovviamente spruzzando nella giusta quantità. Questo lascia una scia molto molto diciamo più persistente, quindi non è più moderata, ma è una scia decisamente che dura, una scia molto più buona come qualità, ecco. Perché tanti sono amanti dei profumi che lasciano la scia, mentre io non sono amante dei profumi che lasciano la scia, tantissimi amano il profumo che lascia la scia. Vi posso sicuramente dire che questo Coquette lascia una scia incredibile, questo la lascia, ma molto meno. C'è poi un altro, quindi se questo lo volete comprare con, mi sembra 5 euro, questo è 15 ml, 20 ml, vi togliete la paura. E vi posso dire che sono pari pari. Un altro profumo che può essere considerato e viene considerato da moltissime il dupe di Chloé, ed è un profumo decisamente low low cost, è questo Japanese Rituals dei Tesori d'Oriente. In questo caso si tratta di 100 ml di prodotto, il costo è intorno ai 3,50 euro, facciamo. Allora, questo profumo qua rispetto a Chloé ha qualche differenza perché si sente moltissimo, è un profumo sì floreale, fresco, ma è un profumo in cui si sente anche dell'agrumato. Si sente anche una nota leggermente agrumata, soprattutto nell'apertura. Diciamo che i punti che hanno in comune questo profumo qua e il Chloé sono in apertura la peonia, indubbiamente, però devo dire che qui si sente tantissimo l'agrumato. Nel cuore le note che hanno in comune sono moltissime, perché anche questo al suo interno ha della rosa, ha il mughetto che si sente tantissimo. Per quanto riguarda invece le note di fondo,
L'unica nota di fondo che mi ha fatto poi capire che si avvicinava tanto al Chloé è appunto il cedro. Quindi è un profumo, a mio avviso, non si può considerare un dupe perfetto del Chloé, perché non è un dupe perfetto. Il suo dupe perfetto è questo, è Coquette, e non ce n'è per nessuno. Questo Japanese Rituals è molto simile, però ha un non so che di agrumato in apertura. Vi volevo poi anche dire, in merito a questo profumo qua, che è un profumo super, super, super persistente. Secondo me, tra i profumi Tesori d'Oriente che io possiedo, è quello in assoluto, dopo il Byzantium, più persistente. Dura tantissimo, lo sentite anche il giorno dopo sui vestiti, ha una durata, diciamo, si impregna molto sugli abiti, lo sentite molto sui tessuti. Non è un profumo però che secondo me lascia questa grandissima scia, ecco, lo sentite tanto sul vestito, però da dire, voi passate e vi dico no, che profumo indossi, no. Diciamo che con il coquette succede, e mi succede anche tra l'altro di sentirlo tantissimo io stessa. Quindi io vi straconsiglio questo coquette qua della Verset per chi ama naturalmente questo tipo di profumazioni, questo tipo di profumazioni floreali, rosa, ci sono questi fiori bianchi, queste profumazioni. Una profumazione piuttosto fresca. Naturalmente non è per chi ama i profumi strong. Chloé è un profumo estremamente delicato che sa di pulito, è proprio una fragranza, secondo me è proprio pulita, benché poi non abbia nessuna nota che richiami il pulito, non ha nessuna nota talcata, cipriata, muschiata, però è proprio un profumo che ha quest'aria, ecco, di primavera, di aria un po' frizzantina, primaverile, di aria pulita. Io voglio confrontare ancora questo profumo qua, Chloé, con un profumo di Villoresi, perché mi è venuta in mente una cosa. Quindi chissà che prossimamente non ci sia un nuovo dupe di Chloé o un nuovo dupe di un profumo di Villoresi. Un bacio a tutti, alla prossima!